Quadri, quadretti e riquadri. Ma cos'è un quadro? Un'opera d'arte? Un quadro clinico? Un quadro elettrico? Insomma, facendo un rapido quadro di insieme, il quadro aziendale non può non soffrire di una crisi di identità. A livello aziendale parliamo di coloro che ricoprono ruoli di management e responsabilità. Sono il raccordo fra impiegati e operai e la dirigenza, il cuscinetto fra decisori ed esecutori, gli anelli della spina dorsale dell'organizzazione aziendale, il livello medio-alto nella catena alimentare della carriera professionale. Insomma, guardandoci attorno, sono l'area manager, il responsabile amministrativo di una PMI o quello di stabilimento in un'industria, il direttore d'agenzia di banca o quello di un supermercato. Ma a ben vedere, il quadro è la cinghia di trasmissione intelligente tra strategie e operatività o il ferro tra l'incudine e il martello? È il capo amico al quale chiedere aiuto per crescere o quello che scarica su di te ciò che non va? È l'allenatore o il magazziniere? Il jolly che risolve ogni cosa o il tappabuchi? Colui che dà energia o colui che cambia le lampadine? È quadro perché è depositario dell'arte manageriale o perché è inquadrato nel sistema? È un manager a tutto tondo o un manager che non gira? È colui che salva capra e cavoli o il capro espiatorio? Siamo certi che il quadro aziendale abbia un'identità ben definita. Aiutaci a tracciarla, a creare un vero identiquadro, partecipando alla prima grande indagine che li riguarda, l'operazione Quadri di Valore.